Mister, buonasera. Corrado Buonasera a Rosito tutti. del Messaggero. Sì. Partita, possiamo dire, equilibrata in qualche modo. Abbiamo sentito anche Pecchia prima. Primo tempo forse meglio il Perugia. Nella ripresa il Assolutamente sì. Parma ha messo alla fine un po' alle corde la sua squadra, insomma. Grazie. Allora, noi secondo me abbiamo fatto un'ottima prestazione per quelle che sono le nostre possibilità attuali, per il fatto che abbiamo integrato l'organico con due giocatori da appena 2 giorni. E quindi abbiamo dimostrato carattere, abbiamo dimostrato spirito di squadra, di sacrificio, e la cosa che più conta è creare gruppo, avere questo entusiasmo nel lottare, nel battagliare. Poi secondo me il primo tempo abbiamo fatto un gran primo tempo noi, perché siamo andati 2 volte a tu per tu col portiere, abbiamo creato 2 tiri, uno con Olivieri, uno con Melchiorri, il colpo di testa di Melchiorri, il tiro Olivieri, 2 volte a tu per tu con Cicci Zola. Nel secondo tempo l'occasionissima di Di Serio, quindi nella valutazione complessiva della partita le nostre opportunità le abbiamo avute, pur nel contesto di una partita sicuramente equilibrata, ma dove comunque abbiamo fatto, secondo me, noi molto bene. Mister, buonasera, Antonino Buonasera. Caravella, Agenzia Stampa Italia, Tifo Grifo Web Radio. Un pareggio sicuramente che fa morale, che muove anche la classifica. Peccato, l'abbiamo sentito anche dalle voci degli avversari, il campo che ha condizionato anche un pochino qualche bella giocata e un po' anche la partita. Sicuramente il terreno di gioco, sotto gli occhi di tutti, non era il meglio. E che ti devo dire? Non è che dipeso da noi, è la prima volta che giocavamo qui. Abbiamo pagato anche noi perché una volta Luperini è andato in Europa e è inciampato, è caduto perché la palla non gli è rimbalzato bene. Poi io che sono un cultore del gioco in velocità, il campo che non è, come posso dire, non è perfetto, la velocità si perde un po'. Però adesso questo è un dettaglio, io adesso andiamo al fatto che il campo c'era per noi, c'era per loro, quindi non voglio ci si lamenti di un aspetto sicuramente oggettivo, però era per tutte e due le squadre. In Perugia ha approcciato molto bene questa Sì. gara, diciamo anche i giocatori stessi. È d'accordo che Luperini si è trovato bene, si è amalgamato bene, essendo anche la prima partita con dei giocatori, con i Io compagni di sono squadra d'accordo diversa? anche perché sì. Sono d'accordo perché è il ragazzo che io ho insistito per farlo prendere la società perché ne conosco il valore. Lo volevo già a Salerno, dopo Trapani, l'ho avuto a Trapani, lo volevo già a Salerno, poi non è stato possibile. Quindi è uno di quei giocatori che ti dà intensità in tutte e due le fasi, sia quando si attacca che quando ci si difende. Quindi avete visto, recupera 100 palloni e si propone 100 volte. E poi era la prima partita che faceva, quindi non è ancora al 100% a livello fisico. E poi soprattutto per il suo modo di giocare, questo suo, completa anche il reparto, perché vicino al geometra, vicino alla mezzala di squilibrio, lui è quello che fa questa, la mezzala, diciamo, di fatica, chiamiamola così, riempie un po', completa il quadro, no? Delle opzioni del centrocampo, come deve essere. Poi forse è un gioco aereo e quindi niente, sono soddisfatto, i progressi della squadra li ha evidenziati tutti, dimostrando anche solidità, perché in difesa siamo andati benissimo, il portiere ha fatto una grande partita, l'attacco si è mosso bene, tutto il quadro. Ci manca solo una 15-20 minuti di autonomia che la prenderemo giocando. Non poteva essere diversamente perché, come ho detto poc'anzi, no, due giocatori sono arrivati l'altro giorno, un po' di ritardo di condizione c'è, però ecco, secondo me stasera abbiamo tracciato la strada da percorrere. Mister Fabio Mattelli, Goliada, buonasera. Buonasera. Due domande. Una, che siccome il VAR non è stato mai tenero col Perugia, qualcuno ha gridato al calcio di rigore No, nell'occasione. non mi fa parlare questo perché dopo mica, oggi, pur quando uno fa una dichiarazione, no, poi viene usata. No, no, non parlo io in generale, no, perché uno viene estrapola una cosa, poi si fanno delle polemiche, si creano le cose. Preferisco non parlarne stasera e basta. Non mi pronuncio, scusami. No, 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 vabbè, Tanto sul c'ho la discorso, seconda domanda. è un Sì, sia. discorso, quello dell'arbitraggio, noi non ci possiamo fare nulla. Cioè non è che possiamo, si possono commentare, però secondo me stasera se non lo commento sto meglio. E la seconda domanda è quando lei parla di
di possibilità attuali, si riferisce solo, come abbiamo sentito dire adesso, da minutaggio, da giocatore, oppure c'è qualcosina che sul mercato... No, io non parlo del mercato, io parlo di questa squadra, allora analizziamo. No? Però ci rientra anche quello? Aspetta, no, il mercato è un'altra cosa, io dico questa squadra, questi giocatori, Angela la prima partita che faceva dopo un mese infortunio, Olivieri era entrato, ha fatto 10 minuti, ha fatto 25 minuti a Palermo, ma era stato anche lui un mese fermo. Curado, poi Luperini, Strizzolo sono appena arrivati, Di Serio è arrivato con un problema muscolare anche lui, che non è ancora, non riesce a completare il programma settimanale di lavoro. Cioè, messe insieme sono tante le situazioni che calano, fanno calare la prestazione, perché se tu ce l'hai tutti al 100%, la squadra va a manetta fino alla fine. È chiaro che 1 più 1 più 4, 5, 6, il calo dopo sì, il Palma viene fuori se abbassi i ritmi, se gli vai addosso fino all'ultimo, per tutti i 90 minuti, vuoi vedere se viene fuori il Palma. Secondo me, questo volevo dire. In questo momento questi ragazzi non sono al 100% della condizione, questi non c'entra niente nel mercato. Buonasera. Daniele Orlandi, Agenzia Stampa Italia. È la partita che aveva preparato, perché è sembrato che Perugia abbia seguito alla perfezione un piano che era anche preventivo. Seconda cosa, se ha l'impressione che qualche volta i giocatori eccedano nelle verticalizzazioni, cioè nei tempi delle verticalizzazioni, a volte magari li sbagliano per la smania di volerli fare. Meglio sbagliare in eccesso che per difetto. Mi segui? Quando si vuole... Non voglio. Allora, quando si entra in una logica come il mio modo di fare calcio, che io dico le prime sezioni immediate, a volte finché non si è acquisito, posso dire, il giusto meccanismo? Sì? Finché non si. Finché non è, come posso dire, completato il bagaglio di conoscenze, ci sta che si sbagli. Però è meglio sbagliare non nell'intenzione, non so se mi spiego, se sbagli nell'intenzione vuol dire che quel concetto lì non lo impari mai, sbagliare in esecuzione ci può stare, però, ripeto, è meglio sbagliare in più che non in meno, cioè, anche se, lei ha visto una eccesso di verticalizzazione, io invece non l'ho vista, anzi a fine primo tempo ho detto che se sono state due o tre occasioni potevamo verticalizzare meglio e con più velocità, che saremmo andati in porta prima. Adesso senza entrare nei particolari, però io penso il primo tempo abbiamo avuto due occasioni nitide che potevamo verticalizzare immediatamente, che avevamo trovati aperti a loro e abbiamo perso un po' di tempo, non l'abbiamo fatto. Quindi dal mio punto di vista questo eccesso di verticalizzazioni non l'ho visto, anzi ho visto che ne abbiamo fatte meno di quello che potevamo fare. Poi che si possa sbagliare fa parte del gioco, però se uno chiede una cosa non è che poi tutte le volte ti riesce perfettamente, però è importante che la squadra ragioni a questi principi. Mister, buonasera. Sì. Luca Pissini, Carrarai. Hai alternato nel corso della partita le due coppie d'attacco. Sì. Che considerazione hai tratto? Sono queste le coppie che si integrano meglio o hai tratto delle valutazioni diverse? Poi l'ultima cosa, ti aspetti dove, in che zona del campo, ti aspetti ancora qualcosa da qui alla fine del mercato? Allora, intanto gli attaccanti devono giocare tutti con il concetto e il principio che bisogna andare verso la porta avversaria e non verso la nostra porta. Questo è fondamentale. Poi possono giocare tutti insieme, perché il principio è chiaro che è stata fatta una valutazione in merito alle condizioni, perché ho detto Olivieri era reduce da infortunio e più di, anzi che ha fatto un'ora, Melchiori era quello che più aveva più minutaggio e Strizzolo è arrivato l'altro ieri, io non so in che condizioni stava, cioè quindi si fa fatica, ha fatto bene quella mezz'ora che ha fatto. Ma lo posso dire dopo, non posso dirlo prima, perché insomma, no? Come pescare il jolly a carte, no? Quindi ho visto che comunque è stata fatta, chiudo, ti rispondo alla domanda, una valutazione delle scelte in base a quelle che erano le condizioni fisiche che io
conoscevo, non so se mi spiego. Adesso magari ho una conoscenza anche su Strizzolo, però prima della partita no, quindi adesso, non so se mi spiego, cerco di sbagliare, se sbaglio, come posso dire, con quello che vedo, non con quello che immagino, che quello che penso. Per quanto riguarda il mercato, ma dove? Adesso la società, il mercato è ancora aperto, vediamo, insomma. D'accordo. Abbiamo 5 attaccanti e il numero è buono, 5-6, quindi poi sono, ripeto, adesso quando recupereremo anche Mato se è una carta in più da giocarsi, perché il ragazzo sta sulla via della guarigione anche lui. Abbiamo, ecco, forse un po', stasera mancava Iannoni, quindi potrei dire stasera ci è mancato un centrocampista, forse due, perché è vero anche questo, che si cambiano tutti e tre i centrocampisti, voglio vedere il Parma se viene fuori e andiamo a mangiare ancora per tutti i 90 minuti, però chiuso l'argomento. E poi ecco, niente, il mercato non ci pensa la società, insomma, ecco tutto qui. Quando abbiamo recuperato Iannoni, Lisi e gli altri giocatori che erano fuori, secondo me il quadro è più chiaro, più integro.